Bella a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua con una nuova, non è una review ma checca. Oggi siamo qua con uno squad builder, seconda stagione, mi avete chiesto in tanti a riniziare, quindi rifaremo tutti i budget da zero, quindi riniziamo da capo di nuovo per l'ennesima volta. Oggi avete votato voi, nel momento in cui sto registrando il video, due squadre da 1 milione di crediti, quindi vedremo due squadre da 1 milione. Prima di iniziare ragazzi, però vi ricordo che su PLB ci sono 3 video che mi sono dimenticato di dirvi che sono usciti, ovvero, cioè in realtà tutto un forum, sono usciti i video dei migliori giocatori della miglior squadra con i migliori giocatori per ogni ruolo, quindi c'è la miglior Serie A, la miglior Bundesliga, la miglior Liga, la migliore Liga Spagnola, la miglior Premier possibile rispetto ovviamente a quando ho registrato sul canale di PLB. Quindi cliccate sulla i qua in alto da qualche parte, poi recuperatevi tutti i video e iscrivetevi a PLB perché faccio video anche lì, faccio anche squad builder, andate a scrivere di là cosa vorreste vedere. Quindi iniziamo a vedere le squadre, partiamo dalla prima come al solito con questo magnifico Thibaut Courtois, che per me è uno dei difensori, dei portieri più forti del gioco. È alto 1,99 m, quello è fondamentale perché si distende e copre praticamente tutta la porta. Lui, oltre che essere alto, comunque statistiche elevate, ottimi riflessi, ottima parata, posizionamento decente, buona, però diciamo che le statistiche dei portieri, ragazzi, le leggiamo fino a un certo punto, è un 89, sappiamo che Courtois è forte, sappiamo che è alto, sappiamo che ha ottime caratteristiche, poi in game ognuno ha la sua, a me piace moltissimo. Poi abbiamo Theo Hernandez, l'ho usato alla Serie A, mi piace moltissimo, sia come terzino che eventualmente adattato come difensore in base al modulo. Di fatto l'83 è quello che ho usato per testarlo, mi ci trovo molto bene, è un ottimo terzino, ottima velocità, buona forza fisica, comunque difensivamente difende molto più di quello che leggiamo, è molto solido, poi nel tempo ovviamente è pappato alle altre versioni per perfezionarlo. Poi abbiamo Koundé, e qua facciamo ovviamente una parentesi perché se avete l'84 state a posto, però insomma Koundé temporaneamente è un, diciamo, adattamento, ci potrebbero essere sicuramente i migliori giocatori da inserire in quel ruolo, però temporaneamente in vista di poi investire più avanti lì, per il momento ho messo Koundé. Difensivamente comunque è valido, corre, è un giocatore più agile di quello che leggiamo, è buggato, è forte di testa, fisicamente non è male. Affiancato invece dal buon vecchio Varane, che ormai te lo tirano dietro, rimane comunque un difensore di livello, è fortissimo difensivamente, forte fisicamente, forte di testa, diciamo 39 equilibrio e 62 agilità, invece poi in game vola come un matto, 85 velocità, il resto comunque buone caratteristiche, nel complesso continua a rendere benissimo. Ferland Mendy, il terzino buggato per eccellenza, leggiamo che è veloce, che nel resto è normale, poi lo provi in game, corre un sacco, sposta chiunque, difensivamente preciso, forte nel dribbling, forte nel passaggio e corre, vabbè, ovviamente tantissimo, oltre che 5 più debole e 4 massa abilità. Les Malou è una carta interessante secondo me, perché comunque è ok, effettivamente non è molto difensivo perché c'è alto alto, è un 4-4, però in fase offensiva comunque sa impostare, il tiro non è malissimo, a livello di dribbling va bene, non ha tanto equilibrio ma sa tenere un po' le proprie piedi, un ottimo dribbling, quindi fase impostazione insomma è affidabile, fisicamente è forte, buona stamina, corre e non in maniera elevata, questo qua secondo me è giocato con ombra, riesce a dare più o meno una mano in tutte le fasi. Poi di fianco abbiamo il ninja ragazzi è pazzesco, l'ho provato alla Serie A, mi si è aperto un mondo, leggiamo le caratteristiche, non c'entra un cazzo, quel vi dico io com'è, in game è uno che corre tanto, è agile, c'ha quel tipo di agilità stile Kanté che sguscia così, è velocissimo a girarsi qua di là, sa impostare, un buon passaggio. Il tiro comunque, se capita il tiro, non è male. Difensivamente è veramente tanta roba, intercetta un sacco di palloni anche se statistiche dicono di no. Lo giocavo ovviamente con ombra e fisicamente comunque sposta, cioè lottava con Gullit, quindi GG. Poi abbiamo, dopo Raggia, abbiamo Pereira, carta interessante per vari contesti, è un 4-4, comunque velocità e dribbling parlano da soli, veramente ottime caratteristiche. Il tiro magari non è eccesso, se dovesse prendere l'upgrade stiamo a posto. A livello di passaggio invece è fenomenale, quindi dalla fascia riuscite a fare i mega filtrantoni, cross e tutto quello che vi pare. Io a lui lo giocherei o con motore, che gli dà quindi agilità, equilibrio, perfezione a quella cosa, ma probabilmente più con cacciatore, che gli migliora anche un po' il tiro. E ricordiamo che c'è l'indie body type, quindi rimarrà un po' più agile della norma. Poi abbiamo Diatta, questa carta io l'ho dissata malamente nel team 2, poi l'ho provato, l'ho visto contro ed è mostruoso. Corre tantissimo, finalizza tantissimo, è agilissimo, top dribbling, fisicamente è buggato, forte di testa, forte di stamina, è buggato, è un buggato da altri tempi, quindi GG, io fossi in voi gli darei un bel try, perché questa carta merita veramente tanto. Non so se gli metterei quello, magari gli metterei Falco, oppure
Forse gli metterei in questo caso veramente motore per dargli l'equilibrio e si vola. Wissam Ben Yedder versione 86 non è incredibile, però comunque rimane agilissimo, ottimo equilibrio, finalizzatore incredibile. La velocità comunque non è male, nello spazio in cui si deve girare lui va benissimo. Fisicamente è buggato, lo giocherei con cacciatore, poi appena possibile va upgradato, magari non ha tanta resistenza, ma diciamo che usandolo bene, avendo entrambi i piedi, secondo me è tanta roba. E di fianco a Lautaro, che invece è super sottovalutato, tanta roba l'agilità, tanta roba il tiro, perché è un grande finalizzatore e fisicamente forte, forte di testa. Io lui lo giocherei con cacciatore, eventualmente motore per dargli equilibrio, però a carta anche questa molto completa. Questa è la squadra per avere l'intesa, quindi dovete metterli così. In questo modo, come vedete, avete tutti quanti a 10 di intesa, tranne MND che sarà adattato off cam. Questo ovviamente è temporaneo. Poi una volta che ovviamente vedete su Xbox ci siamo nel budget, su Play sforiamo di parecchio. Quindi come stare dentro su Play? Ovviamente dovreste fare dei sacrifici, dovete abbassare Lautaro, magari un'altra versione, magari invece dell'86 temporaneamente dell'88 vi provate l'86, Teo magari vi mettete un attimo la versione base e poi pian pianino arrivate comunque a farvi la squadra finale. Di fatto io vi lascerei comunque Lautaro 88 e almeno capite un po' su Play a quella a cui dovete arrivare. Poi vi aggiungo anche che ovviamente i prossimi upgrade saranno a Pareteo. Dagli swap io vi consiglio di provarvi Blanc al posto di Condé, quindi appena se ce la fate, avete voglia, questo Blanc preso dagli swap è tanta tanta roba. E poi nel tempo ovviamente andiamo a sistemare anche i terzini, a sistemare un po' di roba, appare Belleder la versione successiva, poi magari puntiamo Mbappé al posto di Belleder e facciamo un po' di cambiamenti. Con Nainggolan è tanta roba, io con questa formazione giocherei onestamente con il 4-2-3-1, il modulo che userei, non mi sento di consigliare moduli differenti visti i giocatori che sono presenti nella rosa. Giocherei con Lautaro prima punta, alle spalle Ben, Nainggolan e Lesmelo centrocampo, Pereira e Diatta sulle fasce. Eventualmente questa comunque ruota bene anche con il 4-4-2. Pereira dà una grossa mano in fase difensiva, Diatta corre avanti e indietro, Lesmelo Nainggolan e Belleder e Lautaro workano molto bene davanti. Passiamo adesso a parlare della seconda. Quindi, seconda squadra che parte da Joe Hart. Io ho messo lui, se no va bene anche Pop. Se l'avete sbloccato lo sbloccherete in tempo. Sembra essere un portiere incredibile, comunque è alto e ha tanto posizionamento e riflessi che sono molto importanti. Poi abbiamo Ferland Mendy, che abbiamo già descritto, sappiamo quanto è buggato. Varane l'abbiamo già descritto, sappiamo quanto è forte anche lui. Joe Gomez, l'altro buggatone che affianca Varane, è la difesa più standard della storia. Difensivamente e fisicamente valido, ma dovrebbe essere di più quello che leggiamo. E velocità, insomma, è una sorta di Varane più scarso. E con Ancora cerchiamo di renderlo un Varane vero. Io gli ho messo il fianco Kyle Walker, che a me personalmente piace. Io a lui lo giocherei con Ancora, perché comunque difensivamente e statisticamente non è perfetto. Velocità invece corre, fisicamente sposta un po' chiunque. Nel complesso è una carta molto solida, precisa, difensivamente piazzata e sempre presente. Poi c'è Bruno Fernandes, che andrà a pato alle altre versioni. Lui è un'ottima carta in fase soprattutto di regia in questa versione. Poi nelle versioni successive dà una mano anche nel resto. Comunque corre, ha un buon tiro, non è un finalizzatore, però insomma quando devi tirare tira. Il passaggio è ottimo, quindi ottimi filtranti, giro palla così, dribbling non male, peccato agilità e equilibrio. Difesa e fisico in questa versione non sono ancora incredibili, lo giocherai sicuramente con Ancora o eventualmente con Ombra per potenziargli un po' di più velocità e difesa. N'Golo Kanté di fianco a lui, mediano che a me piace ancora tuttora tantissimo, difensivamente è sguscia, fortissimo. Veramente un giocatore incredibile, non ha bisogno più forza fisica perché riesce a togliere la palla a chiunque. Il dribbling lo aiuta con quell'equilibrio e quella reattività, assolutamente. Giocato con Ombra, poi gli migliora anche la velocità. Passaggio, non mi affiderei troppo alla sua impostazione. Poi a tre quarti avremo Heung-min Son. Heung-min Son ha messo questa versione. A me personalmente come trequartista piace tuttora. Se avete Riyad Mahrez siete a posto. Se non in alternativa c'è questo Son che comunque quel ruolo lo sa fare. Il tiro è tanta roba, comunque c'ha il piede debole, velocità bene, il passaggio così così, insomma, sa farlo, ma niente di incredibile. Meglio Maris in quel senso, il dribbling, diciamo, pecca nell'equilibrio, ma il resto sono ottime caratteristiche, quindi riesce comunque a saltare l'uomo e sa girare e dribbling. Poi abbiamo Mané, che è una delle fasce che preferisco, gli manca il 5 stelle skill, praticamente come Kylian, e velocità, tanta roba, il tiro, tanta roba, il dribbling, tanta roba, dove pecca lui magari qualche volta un pochino d'equilibrio, la mancanza di 5 stelle skill. E la forza fisica in realtà è buggata e non ha passaggi proprio perfetti. Zaha invece mi piace moltissimo, 5 stelle skill che lo rendono
insieme all'agilità, il body type, il movenze e quel capello ignorantissimo e super skillato, velocità e dribbling bene, tiro non benissimo, passaggio non benissimo. Lui è il classico che mettete in fascia, skillate, saltate l'uomo, fate il passaggio semplice e mandate in porta agli avversari. Poi abbiamo Rashford come punta, versione if, tanta roba, lui è fortissimo, velocità e tiro, tuttora secondo me rimane uno dei migliori attaccanti rispetto a investimenti low cost. E a livello di passaggio non è incredibile, quindi fate anche su di lui pochissimo affidamento. Dribbling molto bene, fisicamente molto meglio di quello che leggiamo. In game per avere il massimo intesa sono così, poi off game, scusatemi, poi in game io giocherei in questo caso come anche prima con il 4-2-3-1, che è sicuramente il modulo con cui questa squadra rende meglio. Rashford davanti, sono lì sulle fasce Mané e Zaha e siamo a posto. Ovviamente anche qua su i play siamo ben fuori dal budget, quindi sicuramente non vi mettete Arte, vi mettete Pop, e sicuramente Son vi mettete la versione base per adesso e poi fate un upgrade alla volta. Invece su Xbox dovete puntare, dopo che avete fatto la squadra, su Bruno, visto che comunque nel complesso di crediti ce la fate con assoluta tranquillità. Quindi noi ci vediamo ragazzi nel prossimo video. Fatemi sapere qual è il prossimo budget che vorreste vedere. Una squadra era un po' più esotica, l'altra era una squadra meta. Cercherò nel tempo di essere un po' più esotico nella scelta delle squadre, perché almeno così chi si vuole divertire può scegliere delle squadre magari diverse, anche un po' più divertenti. Più saranno grandi budget, più mi sarà permesso inserire giocatori meta ma divertenti. Meno sarà il budget, ovviamente, più sarà difficile inserire squadre con giocatori meta e divertenti. Quindi fatemi sapere il budget e noi ci vediamo. Mi raccomando, guardatevi i video su PLB. Vi ricordo che sono usciti i video e noi ci vediamo nel prossimo video. Bella a tutti.